grazie davvero di essere qui. Io ringrazio il partner di questo evento che è 50 e più, ringrazio moltissimo Alessandro Mezzenalona che è qui con noi, che dialogherà con Susanna Tamaro, e lo ringrazio per questo incontro e per tutto. E ringrazio molto Lorenzo Zuffi che leggerà dei brani dal libro. Siamo davvero felici che una grande storia d'amore, il nuovo romanzo di Susanna Tamaro, appena uscito per Solferino, prenda il volo da qui, e quindi gli auguriamo tutto il bene possibile. Le copie del libro firmate le trovate in vendita, perché sapete non è possibile fare la firma copie, però trovate le copie già autografate in vendita al banchetto. Grazie Susanna, grazie a voi, buon incontro. Buongiorno a tutti e grazie a Valentina Gasparetto e grazie a Pordenone Legge che ci ha invitati qui questa mattina. È l'ultima giornata di un'edizione, devo dire, che io trovo straordinaria per il coraggio che ha avuto il team di organizzatori e per il successo poi, nonostante il momento particolare che stiamo vivendo un po' tutti. Ed è una grande gioia, devo dire, essere qui con Susanna Tamaro che, come sapete, da un po' di tempo non fa più eventi pubblici, cerca di appunto concentrarsi di più sulla propria vita, perché gli scrittori hanno anche una vita, oltre che un'attività letteraria e creativa da portare avanti. Però devo dire, Susanna è sempre stata generosissima, non solo con il pubblico di Pordenone Legge, ma in generale con i suoi lettori, e quindi la ringrazio proprio di aver accettato di fare questa prima presentazione, in sostanza prima e anche unica, credo, come dice giustamente lei, nazionale e internazionale, del suo libro nuovo, Una grande storia d'amore, pubblicato dalla casa editrice Solferino. E ringrazio l'amico attore Lorenzo Zuffi che leggerà alcuni brani del libro proprio. Abbiamo scelto non a caso un attore maschio perché la voce narrante di una grande storia d'amore è proprio un uomo, si chiama Andrea, è un capitano di mare, un capitano che si imbarca di solito sulle navi passeggeri, è un uomo, un giovane uomo dall'educazione molto ferrea, un'educazione quasi militare, un'educazione molto rigida e anche dagli orizzonti molto precisi, un uomo che è innamorato di una donna che si chiama Erika, che pensa che sia la donna giusta, il centro del suo mondo amoroso per lui, ma un giorno all'improvviso su un traghetto che sta per andare in Grecia conosce una ragazza che dice di chiamarsi Edith, una ragazza molto affascinante ma anche molto bizzarra, molto inquieta, con cui inizierà una storia piuttosto complicata. Ed è proprio da qui che io volevo partire, facendo la prima domanda a Susanna Tamaro, perché chi legge molto, come me e come tutte le persone che lo fanno, oltre che per lavoro, anche per una passione che dura da quando ero ragazzo, ultimamente è un po' infastidito, secondo me, dal fatto che tutti gli scrittori, o gran parte degli scrittori, ma non solo, anche gli scrittori da social network, da youtuber, da Instagram, pensano che il tema più facile da affrontare sia quello dei sentimenti, il tema dell'amore. E come dicevano i grandi attori del passato, è più facile far ridere che far piangere. E così credo che sia più facile raccontare una storia immaginaria, una storia che abbia delle basi molto fantastiche, che mettere le mani nel calderone, nel magma della vita di tutti noi. Perché? Perché siamo tutti circondati da cuoricini, frasi tenere, frasi da baci perugina, frasi molto, molto intime, molto passionali, che anche a me strappano, devo dirvi, ogni tanto qualche lacrimuccia o qualche sospiro, come dire sarebbe bello se. Poi però usciamo in strada, parliamo con gli amici, ci confrontiamo noi stessi con la vita e ci rendiamo conto che i sentimenti non sono quello. I sentimenti sono una lunga traversata, come quella che fa il capitano Andrea, una lunga traversata in un mare che tante volte è un mare piuttosto complicato da affrontare e da gestire,
Ed è per questo che Una grande storia d'amore di Susanna Tamaro è un romanzo che non soltanto emoziona, ma colpisce duro. Perché Susanna non ha mai avuto paura di guardare, fin dai primi suoi libri, fin dalla testa fra le nuvole, per voce sola, soprattutto Va dove ti porta il cuore, ma io le dico sempre, sarà stufa di sentirmelo ripetere, quel capolavoro che è Anima Mundi, che tantissimi critici non hanno capito, perché sembrava un libro strano, perché forse era in anticipo sui tempi. Ecco, lei fin dall'inizio ha saputo avere il coraggio e darsi il coraggio di non guardare la vita per consolare e per consolarsi, ma di raccontare e guardare la vita per com'è. E quindi Una grande storia d'amore è una storia che vi costringerà, come ha portato me, a seguire i passi zoppicanti molte volte, i passi complicati e tante volte anche i passi che si fermano di due persone, che si amano in un modo molto forte ma anche molto complicato, che sono appunto Andrea e Edith. Susanna Tamaro mi raccontava alcuni giorni fa che questa storia è nata da una specie di febbre, ovviamente non una febbre maligna, ma una febbre benigna, una febbre creativa, che si è impossessata di lei e che l'ha quasi obbligata a portare fuori questa storia. Ecco, perché Susanna? Come è iniziato questo viaggio del tuo nuovo libro? È stato abbastanza, mi sentite? Sì, abbastanza particolare, perché io ho annunciato il 12 dicembre l'anniversario del mio compleanno che mi sarei ritirata dalla vita pubblica. Non sapevo se sarebbe arrivato il Covid, ci saremmo ritirati tutti dalla vita pubblica. E dunque pensavo di prendere almeno un paio d'anni di riposo, di letture, di preparare insomma un nuovo libro, ma col tempo, con la calma. E il 12 dicembre, poi il 26 dicembre ho cominciato a scrivere Una grande storia d'amore, che mi ha sorpreso, è stata come dice una gravidanza, sai, quelle che si scopre quando è troppo tardi per accorgersi. E in realtà io da tutta la vita ho riflettuto sulla profondità dei sentimenti e mi sembra che tra tutte le profondità quella più misteriosa, più complessa e più difficile anche da raccontare, anche letterariamente, è quella dell'amore di coppia. Che c'era in Vado di Porta al Cuore, tutta la storia dell'amante, no? Di Porta al Cuore era già una grande storia d'amore, però era una parte piccola del racconto, non era la centralità. Qui invece il rapporto tra un uomo e una donna nel corso del tempo è la centralità del racconto. Perché penso che la letteratura, in questo mondo di ipernarrazioni, la letteratura è rimasta l'unica porticina che possiamo aprire sul nostro cuore, quando le parole sono giuste, non appunto per consolarci o per intrattenerci, ma per uscire in qualche modo cambiati, per conoscerci meglio, perché un libro, secondo me, proprio in questo momento di grande superficialità, dovrebbe avere questo dono di darci una chiave per la serratura dei nostri scaffali più nascosti, no? E questo è un lavoro molto difficile da farlo. E appunto, come dici tu erroneamente, si pensa che sia un libro sentimentale sia la cosa più semplice. No, è la cosa più difficile, perché non bisogna mai essere sentimentali quando si analizza, no? E il sentimentalismo è, lo dico a un certo punto nel libro, la cosa vischiosa, è il male e la paralisi umana contemporanea. Perché noi viviamo appunto in un continuo bisogno di confortarci, per dire, questa cosa che viene dall'America, che tu dici ti voglio bene, no, I love you, è una cosa molto, sembra tenera, ma insomma è un po' anche ridicola, perché come se bisognasse rassicurarci che ci vogliamo bene. Ma se ci si vuole bene non c'è bisogno di rassicurarci dicendo I love you, lo sai e basta, no? Ecco. E questo perché? Perché noi, proprio come specie, sai che io sono etologa, naturalista, no? Abbiamo perso di vista l'orizzonte della nostra vita di esseri umani. Dunque ci accontentiamo, non sappiamo dove andiamo, non sappiamo perché esistiamo, non sappiamo il senso dei nostri giorni, dunque l'unica cosa che ci rimane da fare è confortarci a vicenda sul fatto che ci vogliamo bene. Ma in realtà il cuore è un abisso, come dicevo, Va di Porta al Cuore, cioè il cuore è come la terra, metà in luce, metà in ombra, non calcoliamo mai l'ombra, eppure l'ombra, se non la gestiamo, tende a diventare dominante, no? Questa è una cosa molto molto importante. E allora mi fa pensare un po', sempre per le mie esperienze, sai che io ho lavorato anche con le scimmie, lo so, mi fa pensare a, sai, le scimmie, anche le piccole scimmie, ma anche gli scimpanzé,
quando qualcosa li spaventa, si riuniscono insieme, fanno grooming, si spulciano, si danno dei bacetti, perché qualcosa le minaccia, dunque il nucleo dice ci vogliamo bene. E con noi siamo, quando io amo molto le scimmie, siamo più o meno a questo livello, ci diciamo ti voglio bene, ma non siamo più capaci di analizzare, capire e sviscerare le ragioni per cui è importante volersi bene. Ecco, torneremo... Torneremo tra un po' su questo tema appunto dell'uomo come parte di un tutto che è la nostra, il nostro mondo, la nostra natura. Giustamente Susanna dice, io sono appassionata di etologia, di coleotteri, di piante, e questo ne parliamo tra un po'. Io le vorrei fare un passo indietro, perché tante volte leggendo un libro... La fretta ci porta a saltare le prime pagine, invece io vi invito a non saltare le prime pagine, perché proprio nella terza pagina Susanna decide di fare una dedica, e questa dedica è bellissima, io la trovo veramente molto forte, e vi spiego anche perché, perché le parole dicono ai miei genitori che hanno avuto il coraggio di farmi nascere. Chi conosce bene l'opera letteraria di Susanna Tamaro ricorderà quel bellissimo libro che abbiamo presentato proprio qui al Teatro Verdi a Pordenone alcuni anni fa, che si intitola Ogni angelo è tremendo. E quindi ricorderà anche quanto complicata sia stata il percorso di vita di Susanna, soprattutto nella sua adolescenza. Ecco, volevo chiederti, questa decisione di dedicare il libro in qualche maniera comunque alle persone che ti hanno messa al mondo, quanto chiude il cerchio del tuo fare i conti con quella che è stata la tua vita? Sì. Ma sicuramente con gli anni naturalmente ho avuto dei genitori molto, diciamo, molto complicati, molto, adesso si direbbe, c'è un modo di dire, dicono gli assenti sociali, non mi sfugge in questo momento, comunque non erano molto adatti a fare i genitori, diciamo così. D'altra parte era quella generazione che era cresciuta durante la guerra, che aveva vissuto nel terrore della guerra, e che ha cominciato, si è sposata nell'immediato dopoguerra, erano ancora molto giovani e volevano la vita, ma non avevano, insomma, avevano tante difficoltà interiori anche, no? Dunque sono dei genitori molto difficili, molto inadempienti anche. Però io ho voluto molto bene a tutti e due i miei genitori, e anche ho avuto a un certo punto della mia vita compassione della loro incapacità di amare, perché non è bello vivere senza essere capaci di amare, è una grande povertà. Però con gli anni ho realizzato che, siccome io amo molto la vita, sono una grande appassionata della vita, che se loro non avessero detto sì, se non mi avessero desiderata, perché mi hanno desiderata sicuramente, non sono stata una bambina voluta, quel giorno io non sarei venuta al mondo. E dunque un grazie per aver avuto il coraggio, in quelle condizioni comunque di giovani, di mettermi al mondo, no? Dunque questo ci dimentichiamo un po' troppo spesso, che se noi siamo qua è perché qualcuno prima di noi ha detto sì. E ecco, per questo ci vuole gratitudine. Analizziamo un attimo, prima di chiedere a Lorenzo se ci legge un pezzettino intanto del libro, che così entriamo proprio anche nella scrittura di questo libro, analizziamo un attimo questi due personaggi. Sono un po' il prototipo, secondo me, della difficoltà dell'incontro tra un uomo e una donna, tra il mondo maschile e il mondo femminile, che caratterizza il presente. Perché Andrea è un uomo molto organizzato, però anche molto rigido, che pensa, infatti a un certo punto porterà addirittura un anello a Edith, che poi scopriremo che ha un altro nome, ma questo ve lo lascio scoprire quando lo leggerete, pensando che il fatto di chiedere una ragazza, una donna in matrimonio sia tutto quello che lei desidera. Edith invece gli risponderà, io non sarò mai la brava mogliettina che tu immagini, e a quel punto rifiuterà questa cosa. Ecco, questo è un po', loro due sono un po' il prototipo di quello che è la lontananza che c'è, no? L'uomo legato ancora a degli schemi molto tradizionali e la donna invece che sta cercando un mondo suo. Sì, sì, sicuramente mi è piaciuto molto lavorare appunto sul maschile e femminile in questo libro, perché noi siamo estremamente diversi, no? E trovare un modo per intendersi dura una vita, perché siamo troppo diversi, no? Ma bisogna essere consapevoli di questo. Nel momento in cui appunto un uomo cerca di diventare femminile e viceversa, i giochi non reggono, perché tutto l'universo si mantiene su un'armonia tra due poli, no? E dunque anche noi come donne dobbiamo
accettare, capire che l'uomo non è come noi, è diverso, e viceversa agli uomini. Dunque quello che per un uomo richiede stabilità, a noi magari può sembrare una gabbia, no? Soprattutto quando si è giovani, poi magari col tempo si capisce, no? E poi c'è l'idea che, insomma, che comunque prendersi un impegno sia come limitarsi a altre possibilità, che è un'altra cosa molto contemporanea. Una volta, sì, cioè, i miei genitori si sono conosciuti, non so, a 17 anni, sono sposati a 20, 21, non c'era l'idea che potevi avere qualche altra cosa, cioè era quello, ti sposavi, poi magari i matrimoni si disfacevano, però si partiva con l'idea che quella era la strada, no? Mentre adesso comunque c'è una fragilità, una distrazione più grande, tante possibilità, è più difficile fermarsi su un incontro, certo, e dire vabbè, con questo vogliamo sviluppare. E poi c'è un'altra cosa che poi c'è nel libro, che spesso, anche a me è capitato nella vita, una persona che ti sta, che la vedi la prima volta, ti sta molto antipatica, parlo anche a livello di amicizia, poi diventa una grande amicizia, un grande amore, no? Non è, certo, che detto che l'amore sia immediatamente così passione, colpo di fulmine, sì, diciamo. Colpo di fulmine. Ti puoi anche provare, perché probabilmente c'è qualcosa che ci fa paura, perché vediamo qualcosa di così, che ci attira così forte, che ci costringe a cambiare così tanto la vita, che diciamo no, quella persona non la voglio più vedere, no? E secondo me questa cosa che succede spesso, no? Questa persona no, io mai più, per carità, no? E invece poi sarà una delle persone più importanti della tua vita, certo, vero? Certo, sì, assolutamente. Ecco, Una grande storia d'amore è un libro scritto, come si potrebbe dire, citando un altro libro di Susanna Tamaro, per voce sola, cioè è una specie di monologo, una lunghissima lettera d'amore che Andrea scrive a questa sua donna irraggiungibile, che è Edith, appunto. E adesso io chiederei a Lorenzo Zuffi di farci entrare un po' già nel mood, come si usa dire oggi, del libro. Le prove prima. Ah sì, adesso sì. Eccoci. Il giorno dopo il sole splendeva. La pioggia aveva fatto bene alle piante e al prato. Il grigiore dell'inverno era ancora lì, ma già si vedeva l'incalzare primaverile del rinnovamento. Uno stelo più verde. Sui rami il discreto ingrossarsi delle gemme da cui a breve sarebbero comparse le foglie. Ho atteso l'ora di pranzo. Come tante volte ti avevo visto fare, ho controllato che non ci fosse neppure un alito di vento. Intanto pensavo con un certo timore a quelle strane scatole e al loro minaccioso contenuto. Negli ultimi anni me ne parlavi in modo quasi ossessivo. Se avevamo degli ospiti, dopo un po', con discrezione, ti interrompevo, temendo che si annoiassero le tue entusiastiche descrizioni del mondo degli imenotteri. Quando eravamo soli, ogni tanto mi chiedevi: «Mi stai ascoltando?» E mentre annuivo con lo sguardo vago, tu, come un'implacabile professoressa, «Allora ripetimi quello che ho detto?» A quel punto tentavo di barare e lo facevo in modo così clamoroso da farti scoppiare a ridere. Ora sono pentito. Perché non ti ho ascoltato? Forse perché nella distrazione in cui spesso galleggio, fra tutti i pensieri possibili non era mai comparso questo, che tu te ne saresti andata. E io sarei rimasto qui, nella nostra casa, a fare la vestale delle tue api. Nella memoria emergevano frammenti, ma erano frammenti confusi. Non avrei mai saputo metterli uno accanto all'altro, creando qualcosa che avesse senso. Avevo solo un'immagine chiara. Tu, che ti avvicini cantando piano, con voce calma, a quelle scatole, prima di sollevare con una lunga leva il coperchio, bussavi dolcemente sulla parete di legno come ti trovassi davanti alla porta della stanza dei bambini. «Posso?» chiedevi.
e solo dopo, con calma, scoperchiavi l'arnia. Perché lo fai? Ti ho chiesto un giorno. Perché è gentile farlo? Mi hai risposto. Gentile perché? Se tu vivessi nell'oscurità, non vorresti essere avvisato che sta per irrompere la luce? Quanti sono i modi in cui il vento può soffiare? E quanto silenzio può esserci in una casa in cui gli unici passi a risuonare sono i tuoi? Quando navighi e il vento sferza la barca, il suo ululato, diverso solo nell'intensità, ti avvolge ogni istante e oltre alla tua voce senti solo il tintinnio di tutto ciò che si muove. Quando invece un forte vento si abbatte sulla casa, sono le stanze a parlare. L'imposta che sbatte, gli infissi che cigolano, i rumori di una vita che balzano fuori da qualche luogo misterioso e ti danzano intorno con l'ossessiva fedeltà della memoria. Cos'è questo ronzio? Possibile che sia il frigorifero? E questa specie di sinistro lamento? Sarà il cardine della porta della soffitta che da troppo tempo devi oliare. O forse il monotono canto di un uccello notturno? Lo scricchiolio delle assi del pavimento nella stanza accanto. Spalanchi la porta con fare burbero e gridi. Chi è? Ma l'unico a risponderti è ancora una volta il vento. I morti abitano le case. O è solo la nostra paura ad abitarle? Grazie, grazie a Lorenzo Zuffi, perché devo dire che un libro letto da un attore, da una persona che ovviamente sa lavorare sulla voce, vi dimostra quanti cambi di ritmo, quante coloriture, quante sfumature ci sono all'interno anche di una frase stessa, di un capoverso, e questo tante volte leggendo nella propria testa, a voce bassa, scorrendolo con gli occhi, non si apprezza. E devo dire, è bello che abbia scelto questo passaggio, perché mi permette di fare una domanda a Susanna, che avrei fatto comunque dopo, ma che faccio adesso. Vi sarete resi conto che lei racconta una cosa che solo una persona che ha una sensibilità di vicinanza al mondo delle api, degli insetti, può raccontare, cioè quanto deve essere scioccante per chi abita un'arnia essere scoperchiato appunto all'improvviso con l'arrivo della luce, quando fino a quel momento è stato il buio. Ecco, Susanna ha un grande amore, una grande conoscenza e competenza sugli insetti, sul mondo della natura, da sempre, direi, da quando era bambina, e tra l'altro durante proprio il periodo in cui siamo stati tutti chiusi dentro in quarantena ha iniziato a fare una bellissima serie di video, di spiegazioni ogni volta su un insetto, su un mondo diverso. Ecco, come è nata questa tua, perché tu hai una formazione anche molto letteraria, insomma, hai letto molto. Sì, ho letto molto, ma io da piccola, come dicevo, io mi sono sempre vista come naturalista, io non mi sono mai immaginata nella mia vita futura e tuttora come scrittrice. Infatti io ho molti più amici nella mia vita personale che sono zoologi, entomologi, botanici che scrittori, perché la mia passione, quello di cui amo parlare, è quello, non la letteratura. Per cui conosco, e poi ho lavorato per anni facendo poi film scientifici sugli animali, ho lavorato con Danilo Mainardi, sono stata la prima regista di Gheo, il programma Gheo, no? Dunque il mio mondo sono gli animali. Però gli animali, quando scrivo, quando metto la giacca da scrittrice letteraria,
gli animali, la natura, le piante diventano il grande, sempre insomma, il terzo protagonista di tutti i miei libri, perché noi viviamo la nostra vita, che spesso è una tragedia, ma la o una commedia, ma insomma è una questione dalle tinte forti, in mezzo a un universo che è complesso, ma di cui non ci accorgiamo quasi mai, anche perché ormai viviamo molto distaccati dalla natura. La natura è diventata un'entità ideologica, ma non qualcosa che il nostro cuore percepisce, anche se sicuramente tutti abbiamo la capacità, davanti a uno spettacolo di natura bello, di provare un'emozione profonda. Ma questo lo provano anche gli scimpanzé, come ha notato la Guda. Gli scimpanzé andavano la sera su una certa collina, si mettevano, si abbracciavano così, guardando il tramonto, perché anche già gli scimpanzé possono capire il bello. Dunque noi è importante raccontare anche il nostro, la bellezza del nostro palcoscenico quando si raccontano. Ma in questo libro, Le api, questa scena di apertura, una cosa mi ha colpito, perché io ho le api naturalmente, ho fatto la scuola per apicoltori, ho fatto tanti corsi e ho notato negli anni che il modo di avvicinarsi delle donne appunto è molto diverso da quello degli uomini. Gli uomini aprono, barabam, 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 sbattono, poi rumore, il coperchio fa rumore, cioè, e invece le donne vanno con più discrezione dalle api, no? Perché devi sì, bussare, perché le api, uno si pensa, ma dentro l'arnia è totalmente buio, e loro passano dal buio totale alla luce più totale, quando escono fuori sono in pieno sole e vanno nei fiori, cioè nella cosa più luminosa che c'è, dunque è un contrasto pazzesco per delle creature. E questo è un po' anche la metafora del libro, perché siccome parla della profondità, della complessità del cuore, e come dice appunto Imam Porta al cuore, il cuore è come la terra, metà in ombra, metà in sole, parliamo appunto del ruolo della luce, del ruolo dell'ombra, perché la metafora della luce ritorna un po' in tutto il libro, come un po' il filo segreto che tesse il rapporto tra i due, no? Tra l'altro tu racconti un episodio molto bello, che è un episodio che ti ha toccato veramente, che io devo dire, anche se ho letto parecchie cose delle api, non ricordavo, che è quello dello sciame che a un certo punto se ne va, sì, quando la vecchia regina decide di creare, sì, un altro sciame. Certo. Che tra l'altro, se pensi, è anche una metafora molto forte del nostro mondo, no? Perché noi abbiamo questa cosa, il distacco, no? Esatto, no, tutti pensano che quando le api sciamano sia la regina giovane che va via e che lasci la vecchia. No, quando le api sciamano è la vecchia regina che con un gruppo di fedelissime lascia il regno alla nuova, perché bisogna lasciare, cosa che anche in Italia dovrebbero imparare molti, lasciare il posto alle giovani generazioni, no? E dunque questa è una cosa che fa riflettere tanto. Certo. Ecco, tra l'altro tu hai api, quindi lo conosci. Lo conosci. E volevo chiederti, e poi torniamo di nuovo al libro, quanto il fatto di, tu sei nata a Trieste, hai vissuto a Roma, quindi hai vissuto, diciamo, da una città medio-grande, una città grandissima, e da parecchi anni ormai vivi in una situazione quasi idilliaca, diciamo, no? Sei in campagna. Ecco, quanto secondo te, anche se io vedo una linea molto continua nel tuo percorso di scrittura, quanto secondo te ha influenzato questo potersi un po' anche tirare un po' ai margini del nostro delirio quotidiano, sì, nella scrittura? Ma sicuramente molto, perché la scrittura richiede tempi lunghissimi di maturazione, richiede grandissima solitudine, richiede tantissimo studio, perché devi studiare tantissimo, leggere, non leggere romanzi, ma leggere cose che ti danno possibilità di fare metafore, di riflettere sulla forma delle nuvole, sulla forma delle rocce, cioè bisogna veramente elaborare un mondo enorme per fare un libro, perché un romanzo è la ricreazione di un mondo intero, no? Se invece prendi uno spicchio solo è una novella, cioè una novella è un senso, Luisito è una novella, cioè prendi un evento, il romanzo richiede un mondo, costruire un mondo è molto molto difficile, dunque ci vuole tanto tempo, tanto silenzio, tanta pace, tanta pazienza anche, no? E questi tempi sono abbastanza nemici della letteratura, perché tutti vogliono il prodotto, anche se i editori ti spingono, ho fatto qualcosa, io dicevo ieri, non ho mai accettato un contratto con un editore, perché io non so mai se scriverò un altro libro, per fortuna sempre sì, ma non ho mai la certezza, né quando né come, dunque devo essere libera per poter scrivere, no? Ecco, e questo mi permette di farti una domanda, proprio perché è un tema importantissimo, visto che oggi soprattutto noi italiani pensiamo di essere tutti poeti e scrittori. Proprio pochi giorni fa mi raccontava Susanna Tamaro che lei da ragazza ha riempito quaderni e quaderni
riflessioni sulla scrittura, per dire quanto si stesse anche preparando dal punto di vista tecnico, e questi quaderni erano spariti, no? Sembrava che però erano tante cose che Claudio Marci diceva: ma quando le pubblichi? Io, Claudio, le ho perse, non ce le ho più, perché era prima del computer. E poi mia madre è morta ormai parecchi anni fa, ma è stata venduta la casa dove le viveva, e in cantina hanno trovato una cassa dove c'erano tutti i miei scritti inediti, e cose che ho scritto a 22, 23 anni, dunque vecchissime. Mi sono rimessa a leggere e sono rimasta abbastanza colpita io stessa. Poi c'era un livello di riflessione sulla scrittura che era già molto molto complesso. Dunque io, prima di scrivere, invece di scrivere, non so, poesie da ragazza, cosa che non ho mai fatto, certo, ho subito riflettuto su che cos'è la parola e cosa significa usare le parole. Ecco, prima di chiedere a Lorenzo se ci legge un secondo brano del libro, prima hai citato una parola magica che è film. Volevo chiederti, tu non solo hai avuto un'esperienza importante, perché Va dove ti porta il cuore è un film che è stato tratto, diciamo, dal romanzo di Susanna Tamaro, da una scrittrice e regista brava come Cristina Comencini, con un cast di tutto rispetto, ma tu hai fatto anche la regista. Certo. Ecco, volevo chiederti quanto diverso è il rapporto tra il costruire una storia con le parole e il costruire una storia con le immagini. Dunque, detto anche che a me dispiace molto di non aver fatto altri film, ma non è detto, la vita è lunga, che posso ancora, sento di andare tanto al cinema. E fare un film è più facile, molto più facile, perché innanzitutto lavori con gli altri, è proprio diverso, perché lo scrittore è totalmente solo. Io non posso mai chiamare la mattina qualcuno e dire: senti, ma io domani come attacco la pagina, eccetera. Invece in un film uno c'è lo sceneggiatore, il montatore, il musicista, dunque si lavora insieme cercando di portare al risultato che tu desideri, ma è un lavoro collettivo e dunque è più facile anche modificarle, cioè bisogna avere le idee chiare anche lì naturalmente, però tecnicamente è più facile ed è un altro livello di creatività, però è bellissimo, bellissimo. Ecco, Lorenzo, se vuoi. La sera stessa sono ripartito per il Pireo. Quel viaggio che facevo da un bel po' di anni senza provare neppure un po' di noia, a un tratto mi pareva insopportabile. Tutto mi irritava, tutto mi infastidiva. Quando, all'altezza del canale d'Otranto, siamo stati costretti ad affrontare una brutta tempesta, ne sono stato contento. Almeno potevo lottare con qualcosa che stava al di fuori di me. Non avevo una tua fotografia. Nessuna immagine di te se non nella mia memoria. A fine turno rifuggivo la compagnia dei miei colleghi per ritirarmi in cabina. Edith, ripetevo senza sosta, come se pronunciare il tuo nome potesse farti materializzare. Mi svegliavo nel cuore della notte attanagliato dai dubbi, e se fosse stata solo un'illusione? Avevamo 10 anni di differenza e tu, in fondo, non eri che una ragazzina smarrita. Quel giorno ti eri aggrappata a me come ci si aggrappa la prima boa quando si rischia di annegare. Ero servito soprattutto a far svaporare la tua delusione per la prima adolescenziale storia d'amore. Questo era tutto. E poi era evidente quanto fossi una persona problematica. Che bisogno c'era, quando tutto nella mia vita stava procedendo al meglio, di inserire nei miei giorni una tegola del genere? Non ero uno psicologo, né un assistente sociale. Dormivo sonni brevi attraversati da sogni inquietanti. «C'è qualcosa che non va?» mi ha chiesto uno dei miei colleghi sulla via del ritorno. «In tanti anni che ti conosco, non ti ho mai visto così strano». Ma, ho risposto. Allora lui si è illuminato dandomi una pacca sulle spalle. Ma certo, è il matrimonio. Nessuno va mai a chiudersi in una gabbia a cuor leggero. Mi sono sforzato di sorridere. Già, è così.
In realtà in quei giorni a tutto avevo pensato tranne che al matrimonio. La notte, prima di sbarcare a Venezia, scansando con irritazione le coperte, avevo capito che ciò che mi feriva era l'incandescenza delle cose intorno. Era come se il ponte non fosse più un ponte, le lenzuola non fossero più lenzuola. Come se tutti gli oggetti che mi circondavano, invece di essere presenti nella loro concreta materialità, si fossero trasformati in un'unica, fluida e bruciante colata di lava. Ero un uomo di mare. Davanti a quel fuoco mi sentivo impotente. Appena sbarcato mi sono diretto con passi quasi rabbiosi verso casa. Sei stata tu a fermarmi. Mi sei comparsa davanti all'improvviso. Avevi in mano una busta con i miei stivali. Sei corsa ad abbracciarmi per prima, mormorando al mio orecchio strani pensieri. C'è un critico letterario, uno studioso di letteratura, che ha fatto un tentativo anni fa, dividere gli scrittori tra scrittori di mare e scrittori di terra, di montagna. Ovviamente un esperimento, insomma, un po' come potete immaginare, perché Italo Calvino, dove lo mettete tra gli scrittori di città, gli scrittori di campagna, è un po' difficile. Questo per chiederti, in questo romanzo c'è molto mare, ma non è un mare paesaggio, è un mare perturbante, un mare alla Bergman, non so come dire. Ecco, quanto c'è il mare, essendo tu nata in una città di mare, sì, nel tuo immaginario? Beh, la prima volta, credo, in cui parlo del mare nei miei libri, credo, ed era appunto un protagonista che mi mancava, perché io appunto sono cresciuta a Trieste e dunque il mare è sempre fatto il mio orizzonte, parte il mio orizzonte. Adesso, dopo una certa età, ho cominciato a tornare a Trieste per dei periodi perché ho bisogno del mare, ho bisogno del mare. E in più io ho molto amato, ma amo viaggiare per mare. Se potessi fare giro il mondo in nave, cioè se non ci fosse quelle abominevoli nave di crociere, qui non metterei mai piede, ma mi piacerebbe fare il giro del mondo con la nave, perché il mare è qualcosa di, che mi dà una grande pace anche, una grande pace. E per questo ho voluto, finalmente, dovevo anche cambiare ambiente, perché anche a livello di descrizione uno scrittore deve rinnovarsi, se no si ripete inevitabilmente, e il mare non l'ho mai affrontato, e forse in questa parte della mia vita anche è giusto ci sia più mare, perché da giovani il mare fa in qualche modo anche un po' paura, no? Invece invecchiando il mare ti dà anche una sorta di quiete. Mi ricordo per il mio 50° compleanno, ho fatto un grande viaggio per mare e il 12 dicembre ero nell'Oceano Indiano e c'erano delle onde magnifiche, le onde dei mari grandi sono diverse dalle onde dei mari piccoli, perché il mare piccolo, come dice Andrea, è come un catino, se si scuote, si scuote. Invece gli oceani, queste onde che sono come un grande respiro, no? E c'era questa luce, poi c'erano dei branchi di pesci volanti che volavano al suolo dell'acqua, ed era una cosa di enorme pace, no? Tanto quanto il mare può fare anche paura, assolutamente paura, però c'è anche questa cosa di così primaria di pace. Ecco, questo tuo ritrovare nel tuo orizzonte letterario il mare, ti riporta un po', tu sei tutto sommato l'erede di una grande tradizione letteraria, no? Perché la tradizione letteraria della nostra regione, del nostro mondo, di quella che veniva chiamata la Mitteleuropa, è credo una tradizione che ha dato lezioni di letteratura e di cultura al mondo intero, insomma. Ecco, io vorrei che tu ci regalassi un ricordo molto bello, di quando tu eri una ragazza e a Trieste c'erano ancora delle figure che molti di voi ricorderanno, come Giorgio Voghera, per esempio, questo grande scrittore ebreo che si è sempre sottratto alla notorietà, che addirittura pensate che ha pubblicato un libro che è il segreto, come anonimo triestino, fingendo che l'avesse scritto suo padre, ma era la sua storia, l'aveva scritto lui, e fino alla fine ha negato che questo libro l'avesse scritto lui, per pudore, perché non... Ecco, tu li hai visti dal vivo, li hai conosciuti. Certo, io ho avuto la fortuna di vivere l'ultimo spicchio, se così si può dire, di Mitteleuropa, perché quando ho scritto il mio primo libro, io appunto ero naturalista, io stessa sono rimasta sorpresa perché non sapevo cosa fare di un libro, no?
E allora mia nonna, che conosceva Voghera perché era coetanea, si conovevano fin da giovani, che mi ha detto: dai, dobbiamo andare al Caffè San Marco a farlo leggere a Voghera, perché lui se ne intende di letteratura. E l'ho fatto leggere a Voghera questo libro, lui è rimasto entusiasta e l'ha mandato anche ad Elfi, a vari editori, e siamo diventati molto amici, anche perché Voghera era un appassionato naturalista. E dunque parlavamo per ore di, appunto, di insetti, di galline, di comportamento, e intorno a lui girava tutta un mondo di sue cugine, di parenti, che era l'ultimo mondo centroeuropeo, se così si può dire, no? Perché si va lì, si parlava. È molto diverso come si immagina, non so, a Roma, su un caffè letterario, perché si parlava, si leggeva i necrologi, si commentavano i necrologi, si facevano i rebus, si suonavano i rebus, poi si commentava una cosa di cronaca, poi si discuteva sul caffè di quel giorno. Insomma, era un mondo molto molto particolare, ed è il mondo in cui io sono nata geneticamente, si può dire, no? Letterariamente, e lui mi ha portato proprio a entrare nel mondo letterario, perché grazie a lui il mio libro l'ho pubblicato molti molti anni dopo, però lui ha capito subito che avevo talento e c'è stata una grandissima affinità, tant'è che a un certo punto è stata a vivere in kibbutz, perché lui mi ha detto, perché lui aveva solo tanti anni in kibbutz, e allora lui mi ha detto: ma perché non va? Dico: allora sì, c'erano sempre ricordamente di lei. E sul suo suggerimento ho vissuto un periodo in kibbutz. Ecco, quando i giornalisti ti intervistano in generale ti chiedono sempre delle arti marziali, sì, perché sì, tu sì, per tanti anni hai fatto tuttora. E tuttora pratichi appunto arti marziali, ma non ti chiedono mai della tua grande passione per le biciclette. Io che sono un appassionato di bici te lo chiedo, perché Susanna Tamaro ha alcuni pezzi da collezione che ha restaurato lei, quindi che li ha presi tante volte dai cassonetti, sempre, perché ormai noi buttiamo via tutto e li ha riportati a nuova vita come fossero dei gioielli, ma c'è un'evoluzione, diciamo, nella tua passione per la bici. Posso dire ancora molto che io, poi essendo, avendo passato 8 anni della mia vita in Friuli, la bicicletta fa parte della mia memoria storica, non solo, ma io conosco, come conosco tutti gli insetti, conosco anche tutte le marche di biciclette, cioè io anche qua vado e dico: ah, questa è una Ceres, questa è una Stella Veneta, questa è una... Dunque ho un catalogo mentale pazzesco. E per anni ho recuperato nei cassonetti le bici che la gente buttava via, e le ho portate, infatti, a casa mia ormai è un unico, diciamo, rottamaio. Però mi commuove la meccanica semplice della bicicletta. La bicicletta è la cosa più perfetta inventata dall'uomo, perché è elementare ed è eterna, non so come dire, no? Per cui io, come prendo i cani abbandonati, ho preso molti anni le biciclette abbandonate, trasformando appunto il mio garage in una specie di... tu devi venire a vedere, una cosa spaventosa. Però mi dà... io tutti i miei libri penso che li ho immaginati in bicicletta, perché io non sono uno scrittore che si siede, io penso muovendomi, e la bicicletta è, come sai, la mia passione. Dunque, pedalando, le immagini, le idee vengono fuori. E adesso ho dei pezzi, tra l'altro una cosa commovente, che io, quando, di memoria ciclista, quando sono andata in prima media qua a Udine, mia madre mi comprò una bicicletta per andare a scuola, perché in Friuli si va a scuola, si va in bicicletta, insomma. E questa bicicletta, che credevo perduta, come il manoscritto ritrovato a Saragozza, me lo sono ritrovata qualche mese fa a casa di un lontano parente, e mi ha detto: ma secondo me questa bicicletta è tua, la guardo, e c'era scritto Bici Rossi Udine, e tra la mia bici, che ormai ha 60, cioè 50 e passa anni, l'ho portata a casa ovviamente, l'ho messa a posto, e adesso vado in giardino con la bicicletta. Dunque le biciclette sono la memoria della mia vita, e... l'unico è che non ho nessuno a cui lasciarle, non ho nessun erede che ama le biciclette, farò una donazione a qualche museo. Beh, ma questo è anche la cura, perché come tu curi loro curano te. Sì, diciamo, sì, sì, no? Io ho cani abbandonati, tutto, ma io ho anche adottato tante piante buttate nella spazzatura, perché non sopporto che vengano buttate via. Alle volte apro i cassonetti quando sono in città e vedo le piante ancora con la cosa del fioraio intorno, ma questa pianta se la porto... quasi morta, che nessuno pensa che le piante con un ricevuto completo devi bagnare, no? Io ho tutta una parte del giardino che è delle piante salvate, le piante più improbabili, ma al metto in terra e tutte sono molto felici di continuare a vivere. Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto. Prima di chiedere a Lorenzo di leggere il terzo e ultimo brano, per tornare un attimo a una grande storia d'amore, volevo fare ancora una domanda a Susanna, ed è questa. Diciamo, in questa storia duale, no, di questo grande amore, a un certo punto si inserisce una bambina, che è Amy.
Bellissimo è il rapporto tra questa bambina che non è figlia di Andrea, che si stabilirà poi con quello che chiama, lei chiama zio Papi, no? Per non chiamarlo papà. Volevo chiederti, questa bambina è un po' la nemesi della madre, nel senso che quanto la madre è stata ribelle, ha cercato la sua femminilità in modo libero, tanto la figlia andrà proprio contro la madre, ed è una cosa, è anche un percorso iniziatico, se vogliamo, sì, no? Fisiologico, anche perché spesso se uno, quando uno ha una certa età, come io, vede, conosce tante vite, vede alle spalle tante vite e si rende conto piano piano che le vite, anche diciamo nei cicli familiari, tendono a ripetersi, cioè gli errori fa uno, poi inconsciamente il figlio li rifà in modo diverso, ma è sempre una dinamica di incastri molto complessi in cui una cosa che non è risolta in qualche modo, nella generazione dopo torna fuori e chiede di essere risolta, no? E in questo senso Amy, che è una bambina meravigliosa, poi quando arriva con l'adolescenza, succedono quelle cose lì, si inceppa, certo. E in qualche modo prende una strada, pur odiando sua madre, però prende una strada simile a quella della madre, no? E questo è molto affascinante nelle dinamiche familiari, che ci sono dei blocchi che finché, in fondo che l'argomento anche va di porta al cuore, no? Perché la nonna scrive la lettera alla nipote, va di porta al cuore dicendo questo era il segreto, te lo dico perché per sbloccare la situazione, no? E nelle famiglie spesso c'è questo misterioso in casa e poi bisogna forse crescere, vivere, solo riuscire a sciogliere questi nodi, no? Ecco Lorenzo, a te. Che cosa stava succedendo dentro di me? Non riuscivo a capirlo con chiarezza. In quei mesi non c'era stato alcun tipo di turbamento tra di noi. Avevamo camminato una accanto all'altra come due persone legate da profonda amicizia. Durante le nostre gite mi raccontavi delle tue scoperte, dei tuoi pensieri, dei libri che leggevi. Il sarcasmo di una volta compariva soltanto a tratti ed era sempre intriso di una certa amarezza. Le persone non sono quello che dicono di essere, ripetevi delusa. C'era una profonda esigenza di verità in te. Ciò che cercavi ovunque era una sola dimensione, falsità, doppiezza, ambiguità, non ti appartenevano in alcun modo. Ascoltandoti, piano piano mi stavo rendendo conto che era stata proprio quella esigenza ad averci unito in modo così profondo. Quando io mi ero ribellato al mio destino di avvocato, avevo rifiutato una strada che non sentivo vera per me. E l'aver scelto il mare non era forse, ancora una volta, un desiderio di confrontarmi con un mondo che era comunque reale. Nel confronto con gli elementi non è possibile alcuna forma di finzione. Conosci la tua fragilità, sai che mentire davanti alla loro soverchiante potenza sarebbe il più sciocco degli atti. Contemplare l'orizzonte del mare anziché fissare la porta dello studio in attesa che si apra ed entri un cliente, vedere ogni giorno sorgere e tramontare il sole e non finire mai di stupirsi di questo spettacolo a un tempo umile e grandioso, non smettere di essere grati alla sua regolarità, tutto questo non corrispondeva al tuo naturale istinto di scarnificare ogni cosa. In quei mesi, comunque, non c'era stato da parte tua alcun segnale che non potessi interpretare con chiarezza. Soltanto una volta, quando avevo perso l'equilibrio e ti ero caduto addosso sul gozzo, un imprevisto rossore era comparso sul tuo viso. Era questo il perdono. Mi chiedevo ogni tanto, scoprire con pazienza le ragioni più profonde dell'altro. Tra noi anni prima era divampato il fuoco della passione, mentre ardeva non eravamo stati sfiorati dal sospetto che dopo l'ebbrezza sarebbe arrivata la distruzione, eppure
Anche un bambino sa che quando la legna finisce, il fuoco si spegne, come sa che se nessuno lo custodisce, una scintilla può fuggire dal camino, trasformarsi in fiamma e divorare in breve l'intera struttura di una casa. Forse, mi dicevo mentre tornavamo verso Venezia, io al timone, tu rannicchiata, pensierosa, prua. La vita è fatta di tante fasi. E l'amore non è altro che la capacità di entrare e uscire dai vari mutamenti, avendo la certezza che tenere questo filo in mano, come ha fatto Teseo nel labirinto di Cnosso, sia l'unico modo per salvarsi. Grazie Lorenzo, bellissimo questo passaggio, devo dire veramente emozionante. Io faccio un'ultimissima domanda e poi chiudiamo e chiedo a Susanna questo. Tu hai scritto tanto, hai pubblicato tantissimi libri. Io non ti ho mai vista colta dall'ansia di quale sarà il libro dopo. E forse questo è l'aspetto più bello del tuo lavoro. Ma perché, come dicevo già i primi libri tanti anni fa, quando io scrivo un libro mi sembra un miracolo. Miracolo. Infatti i primi anni dicevo un libro e dicevo vabbè questo è l'ultimo perché non sarò mai più in grado di scrivere un altro, poi ho smesso di dirlo perché poi ho sempre scritto, però per me ogni volta è uno stupore, è una meraviglia assoluta perché scopro un altro mondo che non conoscevo fino a qualche giorno prima e dunque entro in un'altra avventura, però non so mai quale sarà la prossima. E infatti pensandoci bene i miei libri sono diversissimi uno dall'altro, cioè c'è un'unità naturalmente, però gli argomenti, le storie, storie fantastiche, riflessioni, memoir, ho fatto un po' di tutto perché la scrittura mi viene naturale, ma non ho mai avuto, ecco, se stessi non so, 5 anni senza scrivere, per me sarebbe, non mi angoscierei, ecco. Ho scritto tanto perché mi veniva da scrivere tanto, il momento in cui io mi annoiassi, come dico, smetterei di scrivere perché se mi annoio io, figuriamoci i lettori, cioè... Possibile. Bene, prima di salutarvi, vi ricordo solo che siccome quest'anno non si può fare purtroppo il firmacopie, Susanna firmato. Tamaro ha già firmato delle copie del libro, se volete acquistarlo io ve lo consiglio vivamente. Grazie Susanna e grazie a Lorenzo Zuffi e vi auguro una buona giornata. Grazie.